Veder passare le mandrie che vanno all'alpeggio estivo nel mese di giugno in un paese delle vallate alpine piemontesi è normale, ma a Condove quello che è un vero e proprio rito stagionale è diventato un evento pubblico, perché la tradizione e l'identità di un'intera comunità si tramandano grazie al fatto che alla salita verso i pascoli assistono e partecipano i bambini delle scuole elementari e i loro genitori. E anche in autunno, quando a Condove si celebra il prodotto più tipico del territorio, nella Fiera della Toma, la transumanza in discesa diventa nuovamente un rito, in cui il paese riaccoglie gli allevatori e i loro animali che tornano al piano per prepararsi all'inverno. Alla transumanza in salita, come a quella in discesa, assistono anche gli amministratori comunali, in segno di vicinanza ai Margari, perché in quest'angolo di Valsusa, proprio di fronte alla Sacra di San Michele, l'alpeggio estivo è un elemento fondamentale dell'economia e dell'identità culturale locale. Per organizzare l'evento pubblico legato alla transumanza, l'amministrazione comunale può contare sulla preziosa collaborazione dell'azienda agricola di Pierluigi e Rinaldo Rocci, che ha la sua base nella borgata Poisatto e si mette a disposizione per spiegare ai bambini la vita delle mucche e delle persone e dei fondamentali cani da pastore che le accudiscono nei mesi estivi. La famiglia di Pierluigi Rocci anche quest'anno è salita all'alpeggio delle Muandette, partendo prima dell'alba da Condove per raggiungere i pascoli in quota verso l'ora di pranzo. Abbiamo una settantina di capi, e siamo tutti qua di maggior parte, tutta Barà, Pustertale. D'estate facciamo il formaggio sui montagna, il burro e tome. E... su sì, solo d'estate però. In borgata Gagnur, mucche e margari sono stati raggiunti dai bambini di Condove che hanno consumato una colazione alla Montanara e sono poi saliti per un lungo tratto insieme alle mucche sulla strada che raggiunge le borgate e gli alpeggi alle quote più alte. In fondo, qual è il bambino che non è affascinato dagli animali? E a Condove gli alunni delle elementari hanno la fortuna di conoscere da vicino le mucche che producono il prelibato latte con cui si confezionano i formaggi della tradizione valsusina.